Un mercato nero di calzature contraffatte è stato trovato dalla Guardia di Finanza di Marcianise ad Arienzo. Un calzaturificio abusivo e privo di ogni autorizzazione, scoperto mentre stava assemblando scarpe Hogan e Baldinini, ovviamente false, ma ricostruite a regola d'arte. Dunque è scattato il sequestro del locale, delle attrezzature di oltre 2.000 pezzi, tra tomai e altri semilavorati, utilizzati per la realizzazione delle scarpe contraffatte. Il carico di scarpe, il cui valore è stato stimato in decine di migliaia di euro, sarebbe stato pronto per la consegna nei prossimi giorni. Il responsabile, IM 58enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dovrà ora rispondere dei reati di contraffazione e di illecito smaltimento dei rifiuti industriali. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire, da un lato, il canale di approvvigionamento delle etichette e degli altri dettagli riportanti i marchi contraffatti e, dall'altro, i clienti che provvedevano alla commercializzazione dei falsi una volta realizzati.